E ragazzi, ve li ricordavate i glifi di Assassin's Creed 2 che li abbiamo fatti tutti? Sapete che ci sono anche in Assassin's Creed Brotherhood? E sono esattamente questi qui. Ora, non so se sono proprio glifi. Cos'è? Aiuto! Sei finito fuori dalla griglia? Dov'eri? Non so. Una specie di ricordo frammentato. Forse devi riposarti. Sto bene. Voglio continuare. Cluster 1. Sapete che non so se valgono per il 100% questi? Però noi li facciamo lo stesso. Tutti i dominatori non lavorano, ma governavano dall'alto. Cazzo, è la politica italiana di oggi. Allora io andrei con questo. Poi andrei con questo. Ok. Poi andrei con questo. Poi non so. Boh, questo e questo? Yes! Caricamento. Allontanandosi dal sovrano e dal suo figlio corrucciato, il popolo fa due passi avanti. Ok. Va bene. Caricamento. La partita a scacchi. Diventano sempre più consapevoli della nostra esistenza. Non possiamo più basarci sul diritto divino dell'aristocrazia per mantenere il comando. Serve un nuovo sistema, qualcosa di molto più sottile. Caricamento. Zona di quarantena. The Last of Us. Cos'è? Ok. Non capivo, infatti. Metto qui i filmati del soggetto 16. Con un po' di fortuna acquisteranno senso man mano che andiamo avanti. La verità, un'altra volta. No! No, non voglio ripetere l'enigma. No, cazzo. Si può uscire? Riproduci video? Ok, vabbè, c'è poco. Sono 10. Il primo è stato fatto. Il secondo è il Colosseo, si trova più o meno qui. Però sapere dov'è... That's the problem. Ammetto che quello ci rimette l'osso del collo, prima o poi. Non te trovo. È lassù, trovato. Però come ci vado?
Mi sa che l'unica soluzione qui è salire fino sopra. E quanto lo sapevo che non andava. Cioè, guardate lì, per salire sopra il Colosseo bisogna diventarci matti. Matti. Dov'era sto stronzo? Ecco qua. Ma come c'entra il zio? Oh, alleluia. Ehi, Desmond. Cluster 2. Caricamento. All'individuo preme solo il tornaconto personale e in questo, come in molti altri casi, è guidato da una mano invisibile che lo spinge dove non intendeva andare. Caricamento. Quanto mi mancavano, eh? Beh, si capisce più che altro, sapete? Ero così felice di essermi sbarazzato di ste robe, ragazzi, invece no. Magari partiamo dal fuori prima. Ok, sempre partire dal fuori. La grandissima parte di questi beni, oggetti di desiderio, è prodotta dal lavoro manuale e potrebbe moltiplicarsi non in un solo paese, ma in molti. In modo pressoché illimitato, se fossimo disposti a concedere il lavoro necessario a ottenerla. Caricamento. E te pareva un altro, no? Ma partiamo dal fatto che questa deve stare ritta per forza. Ok, quindi torniamo fuori. Questa è stata abbastanza semplice. Si è fondato un grande impero col solo proposito di creare una nazione di consumatori. Non può essere molto difficile determinare chi siano stati gli ideatori di questo sistema mercantile. Non i consumatori, potremmo credere, in cui gli interessi sono stati completamente ignorati, ma i produttori, i cui interessi sono stati attentamente curati. Caricamento. C'è due senza tre, no? Però partendo dal fuori, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Aspetta, è storto. Perfetto. Un paese che accumula provviste per incrementare i suoi abitanti, la cui situazione è buona e la cui gente ha il senso degli affari, non avrà mai il bilancio in passivo, sempre che il lavoro e l'industria di quel paese siano ben gestiti e diretti come si deve, non è l'Italia. Caricamento.
Lolololololo. Caricamento. La forza lavoro cresce, fratelli, fianco destro a fianco. Boh, perché la partita di scacchi, raga? Boh, raga, li ho mossi tutti. Proviamo così. Oh, perfetto. Caricamento. Zona di quarantena. Troviamola. Trovata. Sono due. Che palle. Ma l'avevo fatto! Che saranno 10 insieme poi? Vabbè, è ancora molto indefinita la cosa. Non so se cerchi qualcosa del soggetto 16, ma l'ultima volta l'occhio dell'aquila è tornato utile. Questo non è per il 100%, vero? Esattamente così, non è per il 100%. Nice, very nice. Il terzo, ragazzi, si trova esattamente qui. Magari cerchiamo di fare per ultimo quello di Castel Sant'Angelo, che è un po' più carino, almeno poi siamo anche lì. Per la prossima missione. Affari incredibili da proposito. Dove l'hai nascosto? Grande svendita! Venite a vedere! Mia moglie mi dà del matto, ma io dico che... Forse... No. Non voglio fare acquisti. Però aspetta, qualcosa forse c'hai. No. Fermate se doveste cambiare idea. Forse è questo. Non è questo. Qua c'è una torre, immagino possa essere qua sopra, palese. Sì, è qua sopra, dai. Lo vedo, infatti. Il punto è arrivarci là sopra. Roba non da poco. Dov'è? Di qua? Ah, sì. È dentro, per il cluster 3. Caricamento. Mancante. Caricamento. Accesso negato. Washington sta sopra il green nel 1944. A mente fredda sotto l'1 a destra si erge lo standard con le 48. Dietro vi è una compagnia il cui potere sta crescendo. No, che è sta roba? Madonna quanto li odiavo. Veramente. Boh. No, no, non capisco. No, forse questo sì. Caricamento.
2 luglio 1944, amici sovrani benvenuti. Mentre mi rivolgo a voi, diversi piani più in basso ha inizio una rivoluzione silenziosa. Rennie Hulse e Henry Ford. Come molti di voi sanno, questi fondatori ci hanno dato la catena di montaggio, lo strumento che abbiamo usato per controllare sia gli adoratori dei nostri soldi, i capitalisti, gli schiavi, i lavoratori. Ma io sogno un futuro in cui le catene tanto ignobili non siano più necessarie. Nel 1910 i nostri fondatori hanno ideato il piano, sta a noi portarlo a termine. Ma che fare dei comunisti, che vogliono il pane tagliato così sottile da far morire tutti di fame? È nostro dovere neutralizzarli, salvare loro e i loro seguaci. Dobbiamo assicurarci che continuino a mangiare, a riprodursi, a essere membri produttivi della società. Questo è il nostro fardello, guidare le vite di quelli che ci sono inferiori. E dobbiamo accettarlo, anche se fosse necessaria la forza, loro non lo fanno. HES, Hitler e Stalin, hanno provocato il trambusto e la paura necessari. Ora dobbiamo agire in fretta per assicurarci che lo sviluppo continui nella giusta direzione. Sembreremo cedere terreno ai lavoratori. Ricordate l'esperienza delle monetine di Rockefeller? Ma presto ogni terreno sarà nostro. Nel 1937 abbiamo fondato questa impresa, la nostra amata Abstergo Industries, con uno scopo. Il momento di cogliere i frutti è vicino. Caricamento. Come concessione, un piccolo pezzo si sacrifica per il bene. Questo. Eh sì. Qualcosa degli scacchi, ricordo. Zona di quarantena. Quarantena terminata. Presa. Video molto indefinito, eh. Va bene, un altro fatto. Ma l'ultima volta l'occhio dell'aquila è tornato utile. Il prossimo, ragazzi, lo andiamo a prendere qui. Non mi dire che è sull'acquedotto. Sì, è sull'acquario. Acquedotto, scusate. Sono ancora rimasto della stofaz con l'acquario. Mi ha traumatizzato alquanto. Allora, per andarci però devo salire sull'acquedotto. Salire sull'acquedotto significa farsi un bel po' di roba a piedi. Vero? No, c'è il... No, non c'è un cazzo. Aspetta, aspetta, trovato. Sei brutto farabutto, eccoti qui. Cluster 4. Caricamento. No, questi lavoratori intelligenti non hanno autocontrollo. Boh, butto a caso, ragazzi. Proviamo boh così. Oh, yes. Caricamento. Sicuramente non è finito qua. Mele, arance, pere, cetrioli, la vanelli, la lista della spesa, via. Caricamento. Ora lo scompone. Un po' più difficile. Eh?
È importante la posizione di partenza, ragazzi, perché praticamente ti dici di quanto ruota e allora tu poi vai di conseguenza. Minchia, difficilissimo. E non ero ironico. Alan Turing decise di risolvere la condizione operaia. Ok. Così poi lo mangio. Caricamento. Registrazioni telefoniche abstergo. Ah, vabbè, dai, una cazzata per ora. Ripeto, per ora. Sono N. Turing va sistemato oggi. Non stiamo anticipando troppo? L'hai già fatto arrestare e sedare. Si rifiuta ancora di seguire la direttiva. Sta davvero cercando di inventare uno di quegli affari infernali invece di fare finta per la stampa. Se ci riuscisse, sai quali sarebbero le conseguenze della disoccupazione di massa dovuta a quei suoi robot? Nessuno avrebbe nulla da fare. Dobbiamo farlo per il bene dei popoli. E Keynes? Lui si fidava di Turing. Stiamo agendo per un bene più grande, Vi. E poi, un lavoratore senza figli manda un pessimo messaggio. Non possono smettere tutti di riprodursi. Bene, come vuoi. Voglio un lavoro come con Harry Dexter White quando cercò di avvertire i sovietici. Va bene. Sii poetico. Magari trai qualcosa dalla Bibbia. Turing è sempre stato un tipo teatrale. Caricamento. Zona di quarantena. Ancora. Una. Beh, mentre la seconda dobbiamo andarcela a prendere. Ok. Terminata. Perché non li riproduce tutti in sequenza? Che palle. Comunque, cluster 4 andata. Il quinto, ragazzi, si trova qua. Immagino sia su questo muro esattamente così. Però ci posso arrivare da qua. Eh sì, ci posso arrivare da qua. Cluster 5. Che poi in realtà questo è solo un trofeo, non è per il 100% come detto. Caricamento. Scansione. Scansione. Cosa sono? Cosa sono io? Perduto. Caricamento. Si formarono nazioni democratiche, ciascuna retta da un potente visir, oggi chiamato con un altro nome, che fece una mossa per bloccare l'avanzata templare. Qual è sta mossa? La regina. È già regina contro regina? No.
Per una scarica elettrica dei governi caddero. Allora, ok, se 7 è così. Boh, sono nella merda. Proviamo così. Ok. Zona di quarantena. Oggetto Sud America. Se vogliamo garantire il successo della compagnia, i suoi agenti devono essere liberi di spostarsi di paese in paese, conservando tutti il potere. Bisogna implementare un ordine globale internazionale. Risposta argentina. Dite ai capitalisti che se ci aiutano a mantenere la giungla al potere, scaricheremo tutti i loro debiti aziendali sul popolo argentino. Questo permetterà loro di soffocare qualunque rivolta popolare. Se dobbiamo procedere, voglio che le associazioni sindacali spariscano. Risposta del Cile. Bisogna far prevalere il libero mercato. La visita di F dell'anno scorso è stata di aiuto. Ma ora tutte le società pubbliche devono essere vendute al settore privato, possibilmente a poco. Il prezzo del pane e degli altri generi primari deve salire. Voglio assicurarmi che il popolo rimanga oppresso dalla povertà e non sia in grado di reagire. Qualunque traccia di questo piano dovrebbe suggerire l'implicazione del governo statunitense. Il coinvolgimento della compagnia va tenuto nascosto. Come esempi riusciti di analoghe aperture di mercati, basta esaminare la liberazione dell'Iran nel 1953 e quella del Guatemala nel 1954. Caricamento. Zona di quarantena. Sapevo che sono tre. Ma quanto lo sapevo che poi sarebbero state te prima o poi. Quarantena terminata. Quanto lo sapevo. Praticamente dice il miracolo e non si sa. Divino, che cazzo ne so. Un altro fatto. Il prossimo, ragazzi, si trova qui. Ah beh, dai, facilmente raggiungibile. Cluster 6, siamo a metà. Caricamento. 90% di input mancante. Output confuso. Arresto. Ma quale arresto? T'arresto io. No, i numeri ancora. Non riesco a capire, ragazzi. Neanche così. Andiamo col 13 magari. Sì, andiamo. Caricamento. Signor Yeltsin, le scrivo questa lettera per incoraggiarla ad agire. È raro trovarsi in una posizione tanto opportuna. Gorbaciov non ha a cuore i nostri interessi. Sta procedendo troppo lentamente con le privatizzazioni e temo che non abbia nessuna intenzione di portarle a termine. Mi risulta che anche lei abbia espresso simili preoccupazioni. Ciò considerato, eccole una proposta per rimediare la situazione. Diversi consulenti della mia compagnia mantengono dei legami economici con la vecchia guardia comunista. Mi dicono che sarebbe facile incitare una rivolta in assenza di Gorbaciov. Se lei riuscisse a sventare un tentativo di occupazione del Parlamento di fronte media, ciò potrebbe giovare enormemente al suo prestigio politico. Mi chiami al numero 10 e proseguiremo la conversazione. Caricamento. Altro file audio.
Ok, perfetto. Banca Alfa, chiamo per conto della British Petroleum. Se ci hanno detto che avreste chiamato. Come sapete, se avreste chiamato ad acquisire la Sidanco Oil. E come sapete, ciò richiederà una fusione con la nostra banca. Non dovrebbe essere un problema. Vi ha sorpresi un prezzo tanto basso? Direi di sì. Ogni spesa è ricaduta sui cittadini, sapete? Il governo ci ha dato i soldi delle imposte per comprare tutte le aziende. Vorremmo recarci lì da voi il prima possibile per negoziare le condizioni. Giovedì va bene. Perfetto, grazie della disponibilità. Da Svidania. Abstergo Industries. Chiamo per conto della BP. La settimana prossima saremo in Russia per definire l'accordo. I nostri neocapitalisti laggiù si sono comportati proprio come previsto. Bene, riferirò. Grazie. Caricamento. Benché il prezzo rappresenti un salvatore, le sue azioni egoistiche lo rivelano un F alzo. F potrebbe essere il cavallo. Esattamente. Caricamento. Zona di quarantena. Quarantena. Oh, presa! Incredibile. Il miracolo sta e non si sa. Ne mancano 4. Il prossimo, ragazzi, è al Pantheon. Tipo qui. E un recente aumento della temperatura ha reso le terme inadatte alle cure, causando diversi decessi. Ah, perché le terme nel 1500 funzionavano ancora? Allora, era sulla parte frontale del Pantheon, tipo. Dovrebbe essere qui, credo. Magari può darsi che sia anche interno, eh? Che ci sta. Io provo a scendere, poi vediamo quel che succede. Appunto, appunto, ragazzi. Ma perché? Oh, Ezio. Quanto mi fa sbroccarlo qui. Cluster 7. Caricamento. I capitalisti pensano che noi conduciamo quelle aziende per profitto. Folli. Quei folli lavorano per voi. Fuoco, acqua, terra e aria vengono appaltati con l'approvazione della gente lontano dalla gente. Folle. Boh.
tipo magari qualcosa che si riferisca a dei lavori, dell'inquinamento. Non so. Poi vado con questo, questo. Questo, boh. Oh yes, tutti i lavoratori. Caricamento. Ok, niente praticamente di cause naturali. Capito. Scansione. 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 Qual è lo scopo di tutto questo? Caricamento. Basta, basta, se cosa dei segni dei numeri mi sta veramente... Zia deve morire per assicurare stabilità. Facendo friggere il cervello, raga. La sua morte. Che palle. C. M. Z. E K. Vai. Caricamento. Dicembre 2000, risposta privatizzazione. S. Punto. Ho convinto Sandra ad allinearsi con la maggioranza. Il fascino del pensionamento sotto un presidente repubblicano ha fatto pendere l'ago della bilancia. Anche se la sentenza sarà diversa rispetto a quanto deciso in precedenza riguardo la equal protection, non richiamerà l'attenzione sui nostri veri fini. Con l'uscita di scena di Sandra possiamo spianare la strada al seggio per il rappresentante chiave della maggioranza dell'ordine. Come deciso, W fornirà il diversivo perfetto. Non ho dubbi che riaccenderà le ostilità con l'Iran. Iraq. Lasciamolo fare. Darà più lavoro ai contractor DC. Quando verrà il momento, farà in modo che W riceva il nome di Roberts. Con Roberts alla corte sarà solo questione di aspettare il caso giusto. Dopo l'annullamento delle leggi sul finanziamento elettorale, la compagnia sarà libera di eleggere chiunque voglia al Senato, alla Camera e persino alla Presidenza. Presto le nostre speranze si realizzeranno. Il governo non otterrà più la propria autorità dal popolo, ma da noi, suoi protettori. Quello che succede in Italia, ragazzi. B8, C6, 6C, 8B. Le nostre mosse sono echi, non sono nostre. Un altro cavallo. Caricamento. Zona di quarantena. I capitalisti faranno tutto quello che ordineremo loro. In fondo stampiamo noi i dollari che adorano. Presa subito. Il miracolo sta nel... e non si sa. Un altro fatto, ragazzi. Il prossimo, ragazzi, si trova vicino alla rosa in fiore. Anzi, proprio alla rosa in fiore, esattamente qui. Eccolo, trovato. Trovatissimo. Però mi deve anche dare una mano. Ho chiesto più aiuti... al gioco in questo gioco che è compiti di matematica, giuro, quando andavo a scuola. Cluster numero 8. Caricamento. Oh, qualcosa di normale. Che presumo che intanto questa, queste linee vadano messe così. Ok. E fin qua ci siamo. Vabbè dai, questo è abbastanza easy. Il problema è quello che verrà dopo. No, aspetta, easy un cazzo.
Ok, ce l'ho fatta in un modo o nell'altro, ce l'ho fatta, ma sicuramente ci sarà un secondo. Divisione ricerche, settembre 1985. Caro S, i progressi della ricerca sono stati molto più rapidi del previsto. Stiamo già lavorando a un prototipo in grado di imitare le capacità del FDE all'interno di una rete, benché a intensità assai ridotta. Il collaudo inizierà localmente sul soggetto 4 tra le sessioni dell'Animus, secondo il piano. Se tutto va bene, lo sviluppo sarà globale. Il tuo sogno sta per realizzarsi. Presto, capitalisti e lavoratori saranno bloccati in un circolo chiuso, sicuro e prospero per l'umanità. Niente più guerre, solo scrivanie, automobili, televisori. Li proteggeremo e li terremo al sicuro. Per sempre. Per sempre. Solo per sempre. Dimensioni ignote. Ci sono solo io. Niente di lì. Niente luce. Né calore. Dati che si muovono. Schede. Attraverso il buio. Ho paura. Ho paura. Caricamento. File audio. No. Allora, fatemi vedere un secondo. Boh, non so ragazzi, sicuramente boh il primo. Qua ce ne sono due allineati. Ok, forse. Alright. Sentiamo il file audio. Pronto, assistenza clienti Comstatic. Parla Diana. La chiamo per il servizio di televisione via cavo. Pare che tra i canali ci sia una specie di immagine. Beh, strano. Non sarà solo uno di quei canali premium per vedere i film? Io a casa non ce l'avevo, ma qualche volta quando mio figlio Jimmy smanettava troppo col telecomando, apparivano dei frammenti di quei canali. Quanti anni ha Jimmy? 10, ed è un vero tesoro, grazie. Il mio Paul ne ha 12. Ma no, non è un problema di telecomando. Se passo dal canale 172 a 173, trovo un altro canale in mezzo. Lo sto guardando in questo momento, è una specie di menu. Sembra il canale della guida. Perché proprio l'altro giorno, Jimmy... Non è il canale della guida. C'è il mio cognome, il nome di mio figlio e una lista delle cose che ci piacciono. I miei acquisti con carte di credito, i prestiti, i viaggi. E poi dopo c'è una cosa strana sui pattern biometrici e le frequenze ottimali di refresh dello schermo. C'è una specie di monitor cardiaco con su scritto EEG Wireless e ARAS. Non so i dettagli, ma sembra che il segnale sia programmato per avere qualche effetto sui nostri corpi. Ecco, signore, non so proprio cosa dirle. Io... Un attimo, è appena arrivato il mio supervisore. Dice che dovrei trasferire la chiamata. Buona giornata da Comstatic. Buongiorno. Siamo stati aggiornati sul suo problema. Sta arrivando un tecnico. Grazie, ma più ci penso e più mi sembra che qui stia succedendo qualcosa di molto strano. Il tecnico dovrebbe essere lì a momenti, signor Jameson. Non importa, io... Papà, c'è un signore strano alla porta. Sta bussando davvero forte. Buona giornata, signor Jameson. Caricamento. Adesso gli scacchi, poi la quarantena. Guarda, muoviti in fretta, passa dalla prima alla seconda, da 0 a 100, non pensare. Perché la torre sua è arrivata fin qua? Ha fatto. Loading. Is someone there? Perché me lo fa ripetere, raga? No, 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 raga. Approximately 10 hours later. Praticamente uno dei pochi che non si è mosso è il re. Muoviti in fretta, sarà la macchina. Esattamente così. Caricamento. C'è qualcuno? Ehi.
Caricamento. Zona di quarantena. I giochi online distolgono molte persone dalla realtà, ma assicurati che... Già, lo dice sempre mio nonno. Troppo utopici. Non vogliamo che la gente avverta il proprio insuccesso nel mondo reale, giusto? Sono quattro. Sono cinque. Uno. Due. Tre. E cinque. Antenna terminata. Ragazzi, sta cosa qua mi sta consumando. Il miracolo sta nel... oscurità? Boh. Comunque, un altro è andato. Il prossimo si trova a Piazza del Popolo. Esattamente qui. Ne mancano due. Fatelo fuori voi, va. Yeah. Cluster 9. Caricamento. Ci ascoltano con questi veicoli più veloci di auto da corsa. Allora direi questo, questo. Poi questo, la montagna, il Tai. Perfetto. Caricamento. So che sei lei. Voglio andare a casa. Ti prego. Ho bisogno di te. Non lasciare buio. Caricamento. Novembre 2004. Proviamo così. Perfetto. Accosta qui. Che cosa succede, Gary? Voglio parlarti in privato. Hai presente quel materiale della CIA per il mio nuovo libro? Quello sulle corporazioni? È una cosa troppo più grossa di quel che pensavo. Bilderberg è solo uno specchietto per le allodole. Ti faccio un nome. Abstergo. Non ho idea di che cosa sia. Una corporazione ombra. Nessuna stock option, niente alla luce del sole. Ma i membri hanno delle holding in altre aziende. Le società di bibite, quelle alimentari, l'industria farmaceutica, Detroit, Wall Street. In pratica, ogni azienda di una certa rilevanza ha legami con l'Abstergo. Eh? Sono sulla buona strada per dominare il mondo. Hanno uomini anche nel governo, cazzo. Ascolta, dovevo dirlo a qualcuno, perché non l'ho fatto durante tutta la ricerca e non riesco più a tenerlo per me. Cosa farai adesso? Il libro. Parlerà di questo. Credimi, quando sarà in libreria, tutti sapranno. Sistema di monitoraggio veicoli terminato. Pronto, L? Via al quartier generale che sto monitorando la situazione. Niente di serio, ma ci servirà qualcuno che si occupi di un problema di sicurezza. Perfetto. Congratulazioni per quella promozione. Continua così. Caricamento. L'oscuro cavaliere si avvicina. Messaggero è folle. Ella può dirti lungo la retta via, ma una volta sul pendio adiacente osserva i bianchi dei suoi occhi. Proviamo con l'alfiere. Qui, coglione. Zona di quarantena, saranno altre 5, ragazzi. Questa cosa qui mi sta veramente mandando in pappa il cervello. La gente comune è come il mare, pericolosa e imprevedibile. Ecco perché abbiamo costruito delle mura. Non vedo alcun muro. No?
Guardati intorno. Uno scaffale di bibite qui, una scatola di dolcetti lì, riviste, talk show, pillole. Le mura del ventunesimo secolo ci circondano. Quarantena terminata. 5. Dai, ne manca uno solo, finalmente non ne posso più. Voglio finire sta storia. Il miracolo sta nell'ese, nell'esempio, nell'esercizio, nell'esere umano. Non si sa. L'ultimo, ragazzi, è a Castel Sant'Angelo, esattamente qua. Dove l'avrò visto? Non lo vedo più. Potrebbe essere qui, non so. Zitto, vai. Fatto prima io. Ok, cluster numero 10. Per fortuna, ragazzi, ne posso più. Io voglio finire la storia, non ste minchiate qua. Dove sei stato? Mi sei mancato. Caricamento. Questo sarà tipo impossibile. Già. Già lo immagino. Intanto diamogli un senso. Oh, perfetto. Oh, pensavo peggio. Caricamento. Centri del ragionamento attivi. Capisco. Capisco che cosa devo fare. Perché sono qui. Devo... Centri della memoria a lungo termine attivi. No. No. Tirala fuori. Tirala fuori. Uccidimi. Caricamento. Un prodotto che creiamo senza mani né macchine. Allora, intanto mettere questo, la Torre Eiffel, i bambini schiavi, se si può dire questo, è questo. Caricamento. E dai! Con i simboli! Posizione, noi dobbiamo solo aiutarli ad accettarlo. ...89-4... ...50... ...334... ...e 21... Caricamento. Attività cerebrale anomala scoperta in soggetti da 3 mesi e 18 anni e da 19 e 30. Riassunto. Diversi studi recenti condotti dalle squadre interne di marketing hanno rivelato... Le vendite di intrattenimento sono in flessione, le proteste aumentano, l'economia è in fermento. Tutte le ricerche di mercato indicano che il sistema dovrebbe stabilizzarsi, invece assistiamo al contrario. 1. Di conseguenza, la nostra squadra ha cercato di determinare le cause della minore efficacia dei metodi di controllo abstergo. Studi del passato sull'attivazione bilaterale del cervello durante la funzione indotta di televisione, cinema e videogiochi mostravano le caratteristiche dinamiche ARAS presenti dalle dinamiche del segnale abstergo. Il nostro studio è stato condotto su un gruppo di soggetti 30, di età compresa fra i 10 e 30 anni,
che guardavano programmi televisivi mentre venivano effettuate scansioni fMRI in stato di riposo. In contrasto con gli studi precedenti, l'80% dei soggetti del test mostrava un aumento di attività della corteccia cerebrale. Le scansioni dettagliate con il dispositivo prototipo di MRI hanno rilevato un aumento del tasso di sviluppo neuronale, più o meno 30% superiore ai gruppi di età maggiore. Tale marcato aumento non si adatta ai classici modelli darwiniani. Per determinare l'esito finale di tale evoluzione saranno necessari ulteriori studi. 1. Relazione trimestrale Marketing Abstergo, 17 dicembre 2004. Caricamento. Facciamola breve. A posto. C'ho più voglia, raga. C'ho più voglia. Se stai ascoltando questa registrazione, vuol dire che ho lasciato nelle tue mani questo mondo e questa grande impresa, la Abstergo Industries, la grande speranza dell'umanità. Non fidarti dei consiglieri attorno a te. Sono troppo innamorati delle apparenze, del modo di vivere. Abbiamo creato il capitalismo, ma non siamo capitalisti. Il nostro scopo è nobile. Il brutale sistema di controllo che mettiamo in atto attraverso il denaro è solo una benda su una ferita, medicare la quale è lo scopo delle nostre vite. Le persone di questo mondo sono confuse, smarrite, spaventate, incapaci di produrre in modo indipendente. Senza di noi sarebbero solo animali, schiavi degli altri, che non meritavano una simile responsabilità. Li abbiamo salvati, ricordalo. Ma basta con il passato. Devo ammonirti riguardo alla grande crisi che sta per sopraggiungere. Anche se quelli attorno a te lo negano, presto non saremo più in grado di dare vita a nuovi mercati. La nostra economia e le nostre forme di intrattenimento non avranno più presa sulla gente. Quando morirà il libero mercato, si rivolteranno tutti contro di noi, per cui non rimandare. Quello che hai visto è riservato ai grandi maestri del nostro ordine. Ora conosci le ragioni profonde dell'Abstergo e di tutto questo, e ora sai quello che devi fare. Segui il corso degli eventi. Daremo loro la libertà. Libertà dalla paura, libertà dalla pornografia, dalle ripugnanti ed elementari pulsioni animali, libertà dalla democrazia. L'umanità ci ringrazierà alla fine. In hoc signo vinces. Caricamento. ...64 riquadri tutti in file e colonne, ogni mossa anticipata, ogni risposta studiata, è una creazione dell'Abstergo, il gioco della compagnia, non se ne può uscire. Ok... Se tipo esporto il re? Esatto. Gli assassini abbandonano la battaglia. La reprimo. Posso reprimerla, ma non se ne va. È quasi il momento, Desmond Miles. So come aprire la via. Presto il mio vero nome verrà scoperto. Presto non sarò più solo. Caricamento. Zona di quarantena. Tutto sto filotto qua. Vabbè, più easy. Quarantena terminata. Ah, oh, meno male. Praticamente penso siano tutte le posizioni. Trofeo guadagnato che non ha neanche un nome. Il Mira. Colò sta nel esecuzione. Qui non c'è nulla. Che strano. Io vedo una gran quantità di dati. Cosa significa il miracolo sta nell'esecuzione? Che tua mamma è troia. Di commento sul nichilismo? Ci prende in giro. A meno che... Non è un video. Aspetta.
Avvialo tu quando sei pronto. Carichiamo.